passiamo invece ai sandali. Questi ad esempio sono un paio di zeppe che ho preso quest'estate e mi piacciono molto queste scarpe perché sono sia eleganti che sportive. Hanno appunto la zeppa, quindi sono comodissime queste. E sono del marchio Yves Milano, che so che è un franchising, quindi si dovrebbe trovare in giro. Non posso dirvi che tutte le scarpe Yves siano comode, anzi assolutamente, però queste qui sì, perché comunque hanno questa zeppa che diciamo è molto più comoda rispetto a un tacco. E sono fatte così, hanno le fascette sia blu che beige e quindi si possono abbinare veramente molto molto bene. Hanno poi sempre la fascetta dietro. E anche queste secondo me sono dei sandali molto molto. Sempre di Milano vi faccio vedere queste che sono un paio di scarpe che cercavo da tantissimo tempo, nel senso che mi serviva questo colore per un abito che possiedo. L'abito di Pinco che vi avevo fatto vedere già, che comunque è color ghiaccio e ha una fascia, diciamo, alla fine del vestito che è in ecopelle di questo colore qua, e quindi avevo bisogno di un paio di scarpe che gli stessero bene e le ho trovate finalmente. Queste anche qua hanno un bel plateau e la particolarità che mi piace molto è il fatto che hanno la fascetta qua, quindi il piede è sempre tenuto molto bene. E di queste appunto le ho provate e me ne sono innamorata perché stavano proprio bene con il vestito, quindi non potevo non comprarle. Le scarpe Yves Milano non costano tanto, ma ripeto, la qualità non è chissà quella che è. Sono scarpe comunque fatte in Cina, quindi niente di Scarpe invece eccezionale. prese per la cresima di mio fratello, quindi ormai si parla di qualche anno fa, però anche queste le ho adorate, le utilizzo veramente tanto tuttora, anche perché pagate una follia. Sono queste scarpe qui di Celine B da Elisabetta Franchi. Sono scarpe in vero cuoio, sono fantastiche, scamosciate qua, anche queste cipria, e sono molto belle perché hanno appunto tutte queste catene qua. Hanno un tacco molto largo, non sono comodissime nonostante il tacco, nel senso che anche qui, essendo che non hanno proprio per nulla il plateau, diciamo che dopo una giornata i piedi iniziano a far male, però le ho utilizzate per tutto il giorno e quindi non posso dire che non siano, ecco, sono comode, non comodissime, ecco. Però ripeto, no, non fate testo, cioè io non faccio testo perché comunque è molto faticoso per me stare su un paio di tacchi, nonostante io sia molto bassa e quindi ne avrei anche bisogno. Però queste sono fatte veramente molto bene e mi sono piaciute da subito, stavano benissimo col vestito che avevo preso sempre di Celine B e veramente erano le loro scarpe, non potevo non prenderle. Ok, ora vi mostro le ballerine e vi mostro soltanto le due paia di ballerine che diciamo utilizzo di più, anche perché le altre sono, come vi ho già detto, scarpe da battaglia. Queste sono di Betty Flower e io questo negozio lo trovo vicolo lungo all'outlet. Le avevo prese credo un anno o due fa, e però sono molto carine, super comode, sono carine perché hanno questo fiocchettino qua davanti che secondo me le rende un po' più particolari, sempre scamosciate e nere. E queste qui le trovo veramente molto molto comode e ovviamente il nero poi va con tutto. Un altro paio di ballerine sono queste qua, che sono le baglerina, perché sono quelle ballerine che si possono appunto richiudere. Anche queste le ho comprate insieme ai sandali BB Look che vi ho fatto vedere prima e sono blu, sono fatte in pelle, sono veramente molto molto ben fatte, ecco. Sono comodissime ed è come avere su una seconda pelle, perché sono veramente stra stra comode. E anche queste comunque un colore, il blu, che secondo me va con tutto praticamente. E sono queste qua appunto che si richiudono. Ora vi faccio vedere, cioè diciamo evito di farvi vedere le scarpe da ginnastica perché comunque non sono niente di che. Vi faccio vedere magari appunto le scarpe che utilizzo, sia appunto sportive che anche un filino più Vi faccio eleganti. vedere le Hogan. Io sono una di quelle persone a cui piacciono le Hogan, so che tante di voi le odiate, e invece a me questo tipo di scarpe mi piace perché sono veramente delle scarpe non comode di più, quindi io con queste riesco a fare veramente camminate su camminate che non ho nessunissimo problema. E in particolar modo mi piacciono le Interactive, che sono questo modello qua. Queste sono di 2 anni fa, mi sembra, sì, 2 anni fa, e sono quelle diciamo invernali perché hanno la suola. O di solito sono o grigie o nere, comunque sono blu,
di vernice di qua e poi scamosciate anche, hanno appunto l'alca de Hogan fatta con le paillette. Io ho la fortuna di avere il 35, mi sembra, sì, il 35, e quindi risultano ancora come scarpe da bambina, quindi le pago la metà praticamente, se no non le comprerei mai ovviamente. Però so che a tante non piacciono e quindi lo capisco, però adesso criticare perché sembrano scarpe da qualcuno, ha detto anche da handicappato, mi sembra un pochino eccessivo. Sono scarpe comodissime, quindi io continuerò a portarle, non me ne frega niente se le persone credono che siano orribili. A me piacciono, quindi io continuerò a portarle. E le ho sia così che nella versione estiva, che è questa, che ho comprato esattamente un anno fa, e sono appunto queste qua beige, veramente sono eccessive. Queste mi piacciono ancora di più. Perché è un colore che secondo me si riesce a sfruttare ancora di più, appunto il beige, e poi sono veramente molto carine, hanno la suola chiara in questo caso perché sono la versione estiva, e anche qua comodissime veramente, ripeto, sono numero da bambina, quindi le pago veramente molto meno. Infine, come ultimo paio vi mostro queste che vi ho fatto vedere in un video, e sono le scarpe della Geox che ho comprato quest'inverno, quindi le sneaker alte, molto molto comode, carinissime anche queste, sempre scamosciate con questo effetto coccodrillo, pitonato, anche qui non mi ricordo mai come si chiama questo effetto, molto molto carine, ma ve l'ho già fatto vedere. E infine vi mostro gli stivali, sempre se riesco con la batteria perché si sta scaricando. Allora, questi sono degli stivali che ho preso sul sito SheInside, vi lascio comunque il link poi qua sotto. Sono degli stivali alti, arrivano a me fino al ginocchio, ovviamente chi è più alto arriveranno un po' meno. Comunque sono fatti apposta ad arrivare fino al ginocchio perché sono più alti davanti e più corti dietro. E sono fatti scamosciati davanti e invece dietro elastici, quindi sono comodissimi per me che ho il polpaccio da calciatore praticamente. Quindi sono super comodi e sono a mio parere molto molto carini, si possono utilizzare sia sportivi, quindi con all'interno magari jeans, che anche comunque con i vestitini. Fanno la loro figura, ecco, sono appunto fatti dietro elastici e davanti invece con lo scamosciato. Poi un altro paio di stivaletti che ho comprato quest'inverno, era uno appunto di questi degli acquisti con i saldi che ho fatto, li ho presi da Via Maestra, che anche quello è un franchising, quindi dovreste trovarli, e sono questi stivaletti qua. Adesso li hanno fatti nella versione estiva con questa parte qua, diciamo, in tessuto. Sono identici, stesso colore, color cuoio, e mi piacciono tantissimo, anche perché è un colore che posso utilizzare anche questa primavera, quindi ho fatto un ottimo affare secondo me. Li ho pagati 69 euro, quindi proprio diciamo che per uno stivaletto di questo tipo relativamente poco, e sono veramente super super comodi, molto molto carini, poi vanno molto di moda questi stivaletti qua. Infine vi faccio vedere i due stivali col tacco che possiedo, perché non ne ho tanti altri, ho solo questi due, e sono un paio questi qua che ho maledetto ultimamente, perché non so se avete letto su Facebook, praticamente ho avuto un mal di piedi per non so quanto tempo, perché ho avuto la brillante idea di andare in giro una giornata intera con questi, e la sera avevo praticamente i piedi che bollivano. E sono questi stivali qua con un bel tacco e sono arricciati, hanno dietro poi il fiocchettino e sono scamosciati di questo colore un po' particolare, perché non è proprio semplice da abbinare, almeno io sono una fissata con gli abbinamenti e non riesco a trovare un colore che ci stia bene, maledizione. Molto carini con il tacco rosso bordeaux, comunque un po' di plateau interno e una punta neanche troppo a punta, ecco. Però li ho sfruttati tanto, ultimamente mi sono fissata con gli accostamenti e quindi non riesco più a utilizzarli. Ultimo paio di scarpe che vi mostro sono questi stivali, e questi sono di Patrizia Pepe. E li ho acquistati l'anno scorso con i saldi perché costavano veramente tantissimo. Sono però decisamente i migliori stivali che io abbia mai avuto. Sono appunto marroni e in pelle, sono veramente morbidissimi. Hanno appunto la cerniera lunga tutto lo stivale, un bel tacco largo. E purtroppo però sono degli stivali che si sono già rovinati abbastanza, perché non so se vedete, hanno sia la punta che alcune parti rovinate. Questa cosa mi ha fatto innervosire tantissimo, perché li ho pagati veramente tanto e non li ho sfruttati chissà quanto, ecco. Però sono comodissimi, hanno un po' di plateau e comunque un tacco che vi dicevo è comunque largo e quindi più comodo rispetto agli altri. Qua hanno la cinturina e veramente sono bellissimi, sia con un vestito sia con i leggings all'interno. Me ne sono innamorata appena li visti, e appunto vedendo che erano il mio numero mi stavano bene, li ho voluti prendere.
E niente, quindi questa appunto era la carrellata delle mie scarpe e la sistemazione appunto che gli ho dato. Spero che magari appunto più che altro sulla sistemazione possa avervi dato un'idea. Io ho riordinato così anche la scarpiera dei miei e adesso ci stanno un sacco di scarpe e comunque abbiamo fatto anche un po' di pulizia, però è bellissima secondo me da vedere quando sono ordinate in questo modo. Niente, spero che questo video vi possa essere stato, boh, non so, di compagnia più che altro, più che d'aiuto, magari per passare un po' di tempo con me. Un bacione, alla prossima, ciao!